La mostra We Remember al Crossroads of Civilizations Museum di Dubai è la prima esposizione del suo genere in memoria dell'Olocausto nel mondo arabo. A essere esposte qui sono testimonianze di prima mano di sopravvissuti all'Olocausto. Assistiamo a un'enorme crescita della comunità ebraica qui negli Emirati Arabi Uniti. Ebrei che vengono qui da Israele, dagli Stati Uniti, dall'Europa. E per noi è molto importante costruire le basi di questa comunità in crescita. Il fatto che questo museo organizzi una mostra commemorativa dell'Olocausto è davvero importante. È un luogo dove possiamo portare i nostri figli, dove possiamo portare scuole o diverse comunità a venire a vedere la storia del popolo ebraico, quello che ha sofferto in Europa. Oltre 6 milioni di ebrei furono uccisi dai nazisti fra il 1941 e il 1945. Questa mostra vuole ricordare che cosa accadde durante l'Olocausto e sensibilizzare le oltre 200 nazionalità che vivono a Dubai. La mostra include anche una sezione interamente dedicata ad arabi e musulmani che hanno contribuito a salvare ebrei. Si tratta di uno dei maggiori crimini contro l'umanità. Noi abbiamo altre gallerie sulla tolleranza e sulle tre religioni monoteiste. Quindi abbiamo pensato che fosse importante includere questa parte nella mostra. Abbiamo voluto mettere in mostra la speranza e le persone, musulmani e persone originarie di quest'area, che hanno aiutato a salvare queste persone. Naturalmente, se guardiamo alla storia della regione, vediamo che ebrei e arabi hanno sempre vissuto a stretto contatto. In Marocco, Tunisia, Libia, Siria, Libano, ovunque c'erano forti comunità ebraiche. Al centro della galleria la famosa foto del bambino del ghetto di Varsavia a grandezza naturale circondata da armi originali della Seconda Guerra Mondiale. Altri punti salienti sono la storia di Selahattin Ülkümen, il diplomatico turco che salvò gli ebrei di Rodi dalla deportazione, e quella di Mohamed Helmi, un medico egiziano che sottrasse diversi ebrei alla persecuzione nazista a Berlino. Era in soggiorno di studio a Berlino durante la guerra. Vide che cosa succedeva alle persone intorno a lui, inclusi i musulmani, perché il regime nazista non perseguitava solo gli ebrei, e decise di salvare alcune famiglie. E queste famiglie, grazie a lui, sopravvissero all'Olocausto. Ovviamente si provano forti emozioni a visitare la mostra, vedere le diverse immagini e imparare le diverse storie che sono in mostra qui. Ma questo ci libera, sapere che nel ricostruire radici più forti per i nostri figli, per le generazioni future, impariamo l'importanza di lavorare tutti insieme, l'importanza della tolleranza, l'importanza della convivenza. E per costruire comunità coese negli Emirati Arabi Uniti, nella regione e in tutto il mondo, dobbiamo davvero fare ai nostri questi valori. In un'epoca di normalizzazione delle relazioni nella regione, il fondatore del museo ritiene che sia il momento giusto per questa mostra. Ultimamente ci sono stati molti incidenti e c'è una tendenza all'aumento dell'antisemitismo e del razzismo nel mondo. Quindi penso che questo sia il momento giusto. Qui negli Emirati Arabi abbiamo una cultura di unità, di solidarietà. Le persone non vengono qui per il petrolio o per i soldi. Vengono qui perché si sentono a casa. Questo è il posto dove giunge il meglio delle persone da tutto il mondo. E noi vediamo bellezza nelle differenze. Quindi questo è il posto dove si viene a imparare da questa esperienza di unità, come trasferire queste esperienze altrove. Il Crossroads of Civilizations Museum è stato creato per promuovere i valori del multiculturalismo. Gli organizzatori sperano che quest'ultima aggiunta alle sue collezioni getti una luce su quel che possiamo imparare da uno dei momenti più bui della storia. Dobbiamo studiare certe cose che sono accadute nella storia, dobbiamo capitalizzare sugli aspetti positivi e imparare dagli errori per cercare di non ripeterli. La mostra si conclude con la citazione: chi salva una vita salva il mondo intero. Non importa da dove vieni, non importa quale sia la tua religione, se puoi cambiare o salvare una persona, cambi il mondo intero.